La tensione tra Russia, NATO e USA, un conflitto in evoluzione. La situazione geopolitica tra Russia, NATO e USA è attualmente al centro dell'attenzione internazionale. L'escalation delle tensioni e gli sviluppi militari hanno portato a una situazione critica che richiede un'analisi approfondita. In questo articolo, esploreremo gli eventi chiave, le reazioni internazionali e le implicazioni di questo conflitto. Sezione 1. La guerra tra Russia e Ucraina. L'Ucraina sta affrontando un attacco militare senza precedenti da parte della Russia. Le città ucraine sono sotto bombardamento e la popolazione civile è in pericolo. Il presidente ucraino, Zelensky, ha dichiarato che se l'Ucraina cadesse, la Russia potrebbe aggredire i paesi NATO, compresa l'Italia. Questo scenario ha portato a una mobilitazione internazionale per sostenere l'Ucraina e condannare l'aggressione russa. Sezione 2. Attentati e tensioni. Esplosione a Odessa. Recentemente, un'esplosione è stata avvertita vicino all'area in cui si stava per svolgere un incontro tra Zelensky e il premier greco Mitsotakis a Odessa. 5 persone sono rimaste uccise nell'attacco. Rischio di attentati a Mosca. Gli Stati Uniti hanno segnalato un rischio di attentati a Mosca nelle prossime 48 ore. Questo ha aumentato ulteriormente la tensione tra le parti coinvolte. Indagine su Starlink. I democratici USA stanno indagando su Starlink, il progetto di internet satellitare di SpaceX, sospettando che possa essere utilizzato per scopi militari. Sezione 3. Reazioni internazionali. Unione Europea. L'UE ha condannato l'attacco russo definendolo vile e ha dichiarato che nessuno sarà intimidito. Sono stati annunciati piani per rafforzare le sanzioni contro la Russia. Italia. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha espresso una netta condanna all'aggressione russa e ha ribadito il sostegno all'Ucraina. Appello di Yulia Navalnaya. Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore russo Alexei Navalny, ha chiesto ai russi di votare alle elezioni del 17 marzo come forma di protesta contro il governo di Putin. Sezione 4. Accordi e alleanze. Italia e Ucraina. È stato siglato un accordo tra Italia e Ucraina per rafforzare la cooperazione bilaterale e fornire supporto all'Ucraina. Linea Baltica. Estonia, Lettonia e Lituania hanno stabilito un accordo di difesa antirusso per affrontare la minaccia russa nella regione baltica. Conclusione. La situazione rimane fluida e imprevedibile. La comunità internazionale deve continuare a monitorare gli sviluppi e cercare soluzioni diplomatiche per evitare un conflitto su larga scala. La pace e la stabilità globale dipendono dalla capacità di gestire questa crisi con saggezza e determinazione.